Dopo i rispettivi rinvii causa maltempo, San Buceto e Miternina inaugurano il loro 2019 calcistico alla cittadella dello sport. Punti pesanti per obiettivi diversi, viola per inseguire la capolista Chieti, i giallorossi per emergere dal penultimo posto. In casa Miternina il tecnico Angelone lancia dal primo minuto i nuovi Carbone Alfonsi, solo panchina per Facecchia. Sul versante opposto mister Del Zotti si schiera a trazione offensiva, Gelsa e Beniamino in panchina, Nardone schierato in mediana con Castropaolo e Criscola ad ispirare Lalli. Fischia puntuale il signor D'Adamo di Vasso, coadiuvato da Bruni e Bernardini. Il campo pesante non concede un grande spettacolo, regalando in avvio solo errori conditi da tanta paura di giocare palla a terra. Svirgolate e stop errati danno in là le uniche azioni degne di nota. Al decimo Criscolo approfitta di un appoggio sbagliato e si invola verso Rossetti, ma al momento del tiro viene rimpallato. Sul rinvio che segue ancora il numero 7 si mette in proprio e fa tutto bene, ma la conclusione termina smorzata tra le braccia del portiere. Il San Buceto tiene meglio il gioco e costringe la Miternina a chiudersi nella propria metà campo. Al quarto d'ora Camperchioli recupera un pallone sulla Mancino, converge verso il centro e calcia a botta sicura trovando la respinta della difesa. La Miternina non riesce a pungere con Alfonso e Santirocco troppo isolati in avanti e allora sono i padroni di casa che spingono sull'acceleratore alla ricerca del vantaggio con D'Angelo che prova la conclusione da fuori area ma il suo destro giro sfiora l'incrocio. È il preludio al gol che arriva da palla inattiva. Nardone disegna un arcobaleno perfetto per la testa di D'Amico che inzucca per l'1-0. La reazione della Miternina tarda ad arrivare, complici le condizioni del terreno. Al 38esimo già loro rossi non riescono a sfruttare un piazzato e subiscono il contropiede con Selva Allegra che dopo una corsa di 40 metri si defila e tira sul primo palo, para Rossetti. A 5 minuti dal gong Santirocco arriva tu per tu con De Deo, ma il numero 1 locale è bravo a disinnescare il suo tentativo di pallonetto, si va a riposo sull'1-0. Il secondo tempo si apre con gli ospiti protesi in avanti alla ricerca del pari. Al sesto minuto Santirocco pesca nel cuore dell'area Domenico Di Alessandro, ma il suo destro termina debole tra le braccia del portiere. 6 giri di lancette dopo il San Buceto chiede il calcio di rigore per l'uscita di Rossetti su un Camperchioli, ma il direttore di gara lascia proseguire concedendo il corner. Ancora la Miternina che si affaccia dalle parti di De Deo con il numero 8, bravo nella coordinazione ma meno nell'esecuzione. Con gli aquilani riversati in avanti il San Buceto trova più spazi per offendere. Al 21esimo il non entrato Gelsi, ben servito in aria, manda al lato il suo tentativo. La squadra di Angelone resta in partita fino all'ultimo. Al 38esimo si produce in una doppia occasione con Marchetti che si vede rimpallare 2 tiri. Solo 2 minuti dopo, sul ribaltamento di fronte, Lalli addomestica un pallone sulla tre quarti e serve un cioccolatino a Criscolo che da ottima posizione manda il pallone sotto l'incrocio per il 2-0, raccogliendo l'abbraccio dei compagni. Al 42esimo uno scatenato Criscolo apparecchia per Beniamino che si fa murare il tiro a botta sicura. In pieno recupero i ragazzi di Del Zotti calano il tris con Gelsi che finalizza al meglio l'ennesima sgroppata di Criscolo. Finisce così, 3 gol e 3 punti che lanciano il San Buceto a meno 4 dal Chieti con una gara ancora da recuperare. Situazione opposta per i giallorossi che restano al penultimo posto in classifica, lontani 12 punti dalla salvezza diretta. Le interviste di Matteo Achille. Alessandro Gelsi, non potevate iniziare nel modo migliore questo 2019? Sì, assolutamente. Abbiamo iniziato questo 2019 con una grande vittoria e sono felice per il gruppo, per il mister e ce lo meritavamo dopo tutto quello che stiamo facendo. Sono felice perché era un bel po' che non segnavo, quindi sono felice che è arrivato il gol, ma sono felice, come ho detto prima, perché abbiamo vinto tutti quanti insieme, perché quello conta alla fine. Dove può arrivare questo San Buceto a fine anno? Beh, questo si vedrà, adesso non voglio fare pronostici, si vedrà alla fine del campionato cosa succederà. Campo un po' influito sia per loro perché è una squadra molto tecnica e gioca bene al calcio, sia per noi perché abbiamo avuto la possibilità di fare delle ripartenze importanti. Fino a 10 minuti alla fine siamo stati in partita, perdevamo di 1-0 e abbiamo avuto anche l'occasione prima del loro raddoppio per fare gol con salvataggio loro sulla linea.